Ciao ragazze! Allora, innanzitutto veramente questa volta scusate la faccia. Odio dire queste cose perché sembra, non so, quando ad esempio siete con una vostra amica che vi state vestendo e la vostra amica vi dice: Oddio, come sto male, questo vestito mi fa grassa, che faccia? Perché non aspetta altro che voi le diciate: No, come stai bene, non è vero assolutamente, ma sei pazza! Ecco, io di solito le odio abbastanza queste cose, ma oggi mi sento veramente di scusarmi perché sono devastata. Allora, ho un herpes qui e salutiamo il mio amico herpes che non si faceva vedere da più di un anno e ci è mancato tantissimo, devo dire. E i cambi di stagione a me distruggono proprio fisicamente e psicologicamente. Proprio una settimana che no, sono più di praticamente quasi 2 settimane, anche di più, che mangio un sacco di schifezze, sono sempre stanca, sono sempre nervosa. Più un brutto periodo, ma i cambi di stagione non piacciono, mi distruggono, mi piace di mezzo anche la sindrome premestruale questa settimana, che io non capisco perché prendo la pillola e mi viene lo stesso la sindrome premestruale, veramente queste cose da donne, farei un video solo per parlare di questo. Ma non è di questo che voglio parlare oggi. Vi voglio parlare di un'altra cosa, più interessante, più inerente a quello che faccio di solito. E voglio farvi vedere, voglio provare con voi l'olio indiano. Olio indiano di Vian, perché? Ne avevo sentito già parlare a profusione di quest'olio indiano e delle sue miracolose proprietà. Ne avevo sentito parlare da Cinchiri, ne avevo sentito parlare sull'angolo di Lola, mi pare, sul forum di Clio Makeup, tutte parlano benissimo di quest'olio indiano. E per la sua proprietà appunto di pulire a fondo la pelle, di togliere i punti neri, anche se voi non sapete avere i punti neri, questo vi toglie i punti neri. E quindi cosa voglio fare? Semplicemente lo provo con voi. Ovvero lo uso come ha spiegato una ragazza in un suo video che secondo me l'uso migliore. Questa ragazza si chiama Miss Strawberry Fields. L'ho scoperta da pochissimo e non sapevo, cioè, quando l'ho scoperto ho detto: Ma dove eri? Perché mi piace veramente tanto, perché è stra super autoironica. Cioè, non so, questa ragazza parla forse più di me quando fa i video e non mi annoia mai. Cioè, a volte capita, no, che vedete un video di qualcuno che parla anche di magari argomenti interessanti, comunque anche tra noi guru, probabilmente anch'io, però dopo un po' dite: Vabbè, stop, mi guardo un'altra cosa. Con questa ragazza non succede perché è veramente, non so, cattura l'attenzione, è molto brava, quindi la saluto se mi sta guardando perché ha detto che mi segue. Quindi grazie a Strawberry Fields che mi ha insegnato come usare l'olio indiano e quindi nel caso non foste iscritti ancora al suo canale, lo spiego anche a voi, insomma. Allora, lei dice di praticamente, al contrario di quello che dice la confezione dell'olio indiano, che dice di praticamente applicarlo con un cosino di cotone, come si chiamano i dischetti di cotone, e passarlo finché comunque il dischetto non diventa nero. Lei praticamente spruzza l'olio tra le mani e se lo sparge su tutta la faccia, insiste particolarmente nelle zone cruciali, cioè la zona T, la fronte, il naso, il mento, le zone più soggette a punti neri. E così farò anch'io, quindi vi faccio vedere come me lo spalmo e poi soprattutto vi faccio vedere se veramente mi comparirà il famoso dischetto nero di sporco schifoso. E vabbè, sarà un video un po' raccapricciante. E niente, piccola informazione di servizio: io l'olio indiano l'ho trovato da acqua e sapone, l'ho pagato circa 5 euro e questo è della Caloderma. E una confezione molto pratica, come potete vedere, al dosatore. Non è il classico olio con il tappo che mi cade dappertutto, almeno me. Che okay, sono sbadata, non so voi. E niente, proviamo. Allora, me lo spruzzo un po' nelle mani, scaldo un po' e comincio. Allora, ha un odore un po' particolare, sa di pino, di macchia mediterranea.
Insisto in punti neri, nel mento. E vabbè, questo passaggio direi che lo posso anche velocizzare, quindi velocizziamo. Ah, mi sono dimenticata di dire che, come potete vedere, sono appena uscita dalla doccia. E questo perché comunque facendo una bella doccia calda si suppone che i vostri pori siano un po' più dilatati, visto che l'azione di questo prodotto è proprio quella di pulire i pori. Più avete i pori dilatati, meglio è. Infatti è consigliabile anche fare fare i vapori prima di fare questa operazione, però io non ho voglia, non ho tempo. Va bene l'herpes. Ma lei mi fa passare pure l'herpes, speriamo. Ok, ora che ci siamo belle unte, spalmate di olio indiano e massaggiate bene, Strawberry Fields, scusami, consiglia di lasciare in posa per 10 minuti, quindi prendiamo il tempo, aspettiamo 10 minuti o anche un quarto d'ora a seconda di quanto avete voglia di tenervi questo olio in faccia, probabilmente se lo tenete di più sicuramente male non vi fa, può farvi solo meglio secondo me. Ok, io adesso stoppo e quindi fra 10 minuti riprendo a girare questo video e toglierò l'olio e vediamo cosa mi tira fuori dai pori questo prodotto e se veramente è così efficace come tutti dicono. Ci vediamo dopo. Ok, siamo tornati, sono passati più di 10 minuti. Nel frattempo mi sono asciugata i capelli così col calore del phon i miei pori si sono ulteriormente aperti e siamo pronti per la prova. Fischietto di cotone. Un po' emozionata, devo dire. E vediamo un po' cosa ci tira fuori questo olio dalle proprietà a dire di molti miracolose. Ho già dato un'occhiata al cotofioc a dischetto e mi sto preoccupando. Alla faccia di tutte quelle che dicono che è una bella pelle. Questo è quello che mi ha già tirato fuori. Si vede? Non si vede? Questa luce del cavolo. Si vede? Sì. E vi ricordo che io sono uscita dalla doccia e comunque mi hanno già pulita il viso in precedenza, quindi non è che mi sto struccando, insomma, queste sono proprio schifezze che erano all'interno della mia pelle. Anzi, mi dispiace di non aver fatto la prova di passare il cotone prima di mettere l'olio, però fidatevi. Guardate, è nero, si vede? Sì, fa un po' schifo, scusate, però volevo proprio dimostrarvi che comunque è un prodotto efficace che funziona veramente. Quindi passate il cotton fioc e dai, è questo cotton fioc, non è un cotton fioc, è un dischetto di cotone che io sto distruggendo nel frattempo. Vabbè, passate il dischetto di cotone finché non vedete che rimane pulito. Insistete particolarmente nelle zone più a rischio intoppamento di pori. E continuate, insomma. E dopo, una volta che il vostro dischetto di cotone rimane completamente pulito, vi consiglio di lavarvi il viso con un detergente delicato, perché sicuramente rimarrete unte. L'unico modo per far andare via il grasso è o passare su
un tonico, però io consiglio prima di passare a un detergente dedicato e poi passare il tonico per chiudere bene i pori che in questo momento sono aperti e che stanno tirando fuori le vostre schifezze e insomma basta così. Non vogliamo tirarne fuori delle altre per il momento, fino a che non rifaremo un'altra applicazione di quest'olio che io personalmente farò ogni volta che farò la doccia, cioè ogni volta che farò la doccia, quindi no, tre volte che faccio la doccia no, quando mi lavo anche i capelli, quindi 3 volte alla settimana. E a mano il cotone dovrebbe sembrare, dovrebbe apparire sempre meno sporco, almeno spero. Quindi, riassumendo, vi consiglio assolutamente di comprare l'olio indiano. A me sembra efficace, cioè, a me sembra. Il cotone parla chiaro che è efficace, rimuove l'impurità della vostra pelle. La vostra pelle che nemmeno vedete, quindi è importante. E, ovviamente gli effetti a lungo termine non vi so dire, almeno su di me, però non ho mai sentito parlare male di questo prodotto, dire che non cambia niente, insomma, la pelle più pulita la lascia sicuramente, quindi dato che costa meno di 5 euro, io l'ho pagato 5 euro, ma so che si trova anche a meno, io direi di fare questo acquisto. È anche semplice da usare, veloce, pratico e sicuramente meglio di star lì a schiacciare oppure andare a prenotare oppure andare a fare la pulizia del viso da estetista che io sono ancora traumatizzata, non ci andrò mai più, mai più. E quindi niente, spero di esservi stata utile, anche se so che comunque ho detto un po' di ovvietà e ho fatto vedere un'operazione abbastanza ovvia, però alla fine anche le cose ovvie possono sempre essere utili a qualcuno che dice: cavoli, potevo pensarci prima. Quindi, va bene, vi lascio, un bacione, alla prossima, ciao! Ah, e ancora grazie a Miss Strawberry Fields che mi ha dato questa ottima idea e mi ha dato questo ottimo consiglio. Un bacione, ciao!